In un giorno d'inizio autunno dell'anno 1517, Martin Lutero sta tenendo una serie di conferenze su Aristotele e la Bibbia all'Università di Wittenberg, quando dalla finestra dell'aula universitaria vede irrompere nella piazza del paese il domenicano John Tetzel, intento a vendere le indulgenze. Il frate, come avviene di norma alla popolazione povera che accorre ai suoi piedi, in cambio di denaro contante, sta promettendo il perdono dei peccati, nonché la garanzia del regno dei cieli. Di fronte a questo spettacolo, Lutero decide quindi di affiggere sulla porta della sua chiesa le famose 95 tesi di denuncia del comportamento anticristiano del papato. Nel mese di novembre del 1517 nasce così il movimento dei riformatori protestanti, che accanto a Lutero arruola altri famosi predicatori come Giovanni Calvino, Ulrich Zwingli e Martin Luther. I contestatori negano la legittimità della pratica delle indulgenze, estendendo la critica a molti altri sacramenti e a tanti aspetti della liturgia latina romana. Invocano quindi l'abolizione del celibato per i preti e anche di quella folla di intermediari che si frappongono tra Dio e gli uomini, nonché il dogma dell'esistenza del purgatorio, come abbiamo visto istituito nel 1274 con il Concilio di Lione ufficialmente. Attraverso la predicazione protestante si diffonde quindi a livello popolare una concezione della religione in qualche modo più vicina al credo musulmano, secondo la quale ciascun credente è anche un potenziale sacerdote. Vengono fondate quindi le prime chiese protestanti indipendenti da Roma, di modo che lentamente il protestantesimo diviene la religione più diffusa in molte parti della Germania, Svizzera, Paesi Bassi, ma anche Inghilterra, Scozia, Regni Scandinavi, eccetera. Persino in alcune zone della cattolicissima Francia, in Ungheria e in Polonia. In questo contesto, potenzialmente destabilizzante per la Chiesa di Roma, a fare da pungolo alla Realpolitik dei pontefici sono ancora una volta i teologi delle università Guelfi, che invocano una nuova crociata contro i protestanti. È il caso ad esempio del professor Jean Gerson, che dalla cattedra di teologia dell'Università di Parigi accusa di idolatria Jean Hus e Girolamo da Praga, che vengono catturati e quindi bruciati su Roma per avere denunciato l'immoralità del comportamento degli ecclesiastici ed avere rifiutato l'abiura del nuovo credo. Queste predicazioni teologiche portano inevitabilmente alla nuova guerra che insanguina l'Europa dopo lo scisma d'Oriente e lo scisma anglicano. Questa guerra durerà 30 anni, vedendo contrapposti sui campi di battaglia gli eserciti protestanti e gli eserciti cattolici, riuniti rispettivamente nella coalizione filo-francese ed in quella filo-asburgica.